Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay. Oggi siamo su Galactic Merchant, un gioco che è in pre-release, quindi non rappresenta la versione finale del prodotto come scritto in basso, ma è un gioco di cui non so dire nemmeno il prezzo, appunto per la natura pre-release di questa versione che sto provando. Se guarderete sulla pagina Steam noterete che è segnato anche l'italiano, cosa lodevole, insomma, e spero che effettivamente mantengano questa promessa. Il gioco al momento non ha la selezione della lingua. Lo giochiamo al momento in New Campaign, ci sarebbe anche la Free Play che arriverà in versione Premium, che non ho ben capito cosa vuol dire. Comunque, che cos'è? Diventeremo un uomo d'affari che cercherà di guadagnare soldi, di diventare ricco nella galassia. E il gioco si promette di essere un tycoon game, dove andremo, commerceremo, guadagneremo, l'azienda magari diventerà grande, non riusciremo a gestirla completamente da soli, quindi assumeremo dei manager e arriveremo magari ad essere talmente grandi che potremmo magari anche acquisire altre aziende, quindi introdurle nel nostro impero finanziario. Ma andiamo a provarlo, perché ovviamente le promesse sono ottime, ma il gioco va provato e va valutato. Ovviamente non è la versione finale del prodotto, quindi questa è una preambolo. Graficamente non è nulla di... ecco. Transmission inbound. Benvenuto signore, congratulazioni per essere selezionato come CEO della nostra compagnia in crescita. Gli stakeholders hanno messo molta fiducia in te ed devono credere che tu possa portare avanti la compagnia. Il mio lavoro è di supportarti e darti consiglio per iniziare. Dovremmo iniziare dalle basi, ok? Sì, praticamente qua ci ha portato all'interno di questo pianeta, in quest'orbita. Puoi selezionare un'unità cliccando col tasto sinistro del mouse. Questa è una nave. Una volta selezionato puoi ordinare le tue unità di muoversi cliccando col tasto destro. Puoi commerciare item in un pianeta, nella zona di acquisto del pianeta. Ordina alla tua unità di muoversi, cosa che ho fatto, credo, cliccando. Ok, l'ho portata nell'orbita. Sì, in effetti non dovevo cliccare lì, ma dovevo fare Enter. L'ho già provicchiato, insomma. Clicca Trade per iniziare a acquistare e vendere. Quindi facciamo Trade. Il Trade, il pannello del commercio, mostra differenti tipi di oggetti disponibili per il commercio. Il prezzo di questi item dipende dal pianeta. Ogni nave ha slot dove possono essere inseriti gli oggetti. Acquista isotopi per la tua nave per procedere. Quindi acquisto isotopi che vengono rapidamente dai magazzinieri incaricati nel nostro cargo. Ora sta arrivando un'altra trasmissione, brevemente. Era d'accordo a fare business con te, affari con te. Vai là e commercia il carico. Per muoverti tu per un altro pianeta usa i controlli zoom per switchare allo star system, al sistema stellare solare, insomma, di cui stiamo parlando. Sarà in grado di vedere, ok. Alternativamente puoi cliccare col tasto destro sul pianeta per... Mera, in pratica. Qui abbiamo Amphitron e clicchiamo col destro lì. E abbiamo settato già di base la rotta e ci stiamo andando. Vedete che adesso entriamo in orbita di questo pianetozzo. Ok. Va bene, sto lavorando a un accordo commerciale con gli altri impianti nel sistema. Sarai in grado di commerciarci a breve. Allora, la tua performance sarà valutata in ogni periodo, insomma, che è scritto qua in alto a destra. Il tempo mostra quanto è rimasto nel round corrente, quindi una sorta di turni. Trade. In questo caso vado su sell e vendo le merci accumulate con un guadagno di 28,84 a unità. Ok, ottimo, fatto. E siamo andati in guadagno. In alto a destra vedete qua in alto l'importo che abbiamo. Ora, che dobbiamo fare? Cioè, a logica io comprerei gli altri e andrei a commerciare. Però, no, ho cliccato, li sto muovendo. Vedete che la cosa molto bella è che ci mostra l'orbita. Quindi io praticamente posso cliccare la mia nave e faccio Enter ed entra nell'orbita.
del pianeta. In questo caso faccio trade, vediamo se riesco a capire. Acquista, abbiamo comprato Isotopes, compriamo Polymers. Ok, ne abbiamo comprati due. Ok. Non ci sta dicendo più nulla al tutorial, quindi... Vedete qua si può fare lo zoom, si va... oppure si va indietro. E andiamo ad Amphitron. Amphitron, che vado a zoomare. Ci vede arrivare, a breve, appena finiamo il viaggio interplanetario. Ci mettiamo in orbita nuovamente. E trade, e vedete che se andiamo a vendere, vendiamo con un 35 di guadagno. Non male. Non stiamo guadagnando tanto, però abbiamo fatto già una prima operazione commerciale. Non ci sono altre cose, obiettivi. Fai ok, 5, va bene. Vedete che abbiamo anche due navi adesso, quindi vabbè, io lo farei con due navi. Quindi qua compriamo isotopi. 1 2. Prendo anche la seconda nave, qua faccio prima, acquista e compro isotopi. No slot selected, isotopi. Non puoi acquistare da differenti, ok, vediamo un attimo, amo, trade, isotopi. Ne compro due, non ho abbastanza soldi, ok. Va bene, niente da fare, ne abbiamo comprato uno solo, abbiamo finito praticamente i soldi. Quindi praticamente adesso noi prendiamo... la nostra micromanagement. Il micromanagement può essere un compito tedioso. Considera di assumere personale per delegare alcuni dei tuoi compiti. Possiamo andare a trovare lavori nel pannello dedicato. Vabbè, ma intanto io non voglio, voglio portare questo qui e voglio portare quest'altro. Scusate, ma devo... Mamma mia, cioè la visuale è veramente una roba... No, vai lì. E anche tu, vai. Ah, sì, ok, si sta prendendo... Vai lì. Ok, vanno tutte e due lì adesso. Mi metto un po' di nervoso tutta questa storia. Allora, trade. Puoi assumere personale con la crew, sì, però io voglio vendere. Perché voglio guadagnare... Prendo anche questo, sell e sell, così torniamo ad avere dei soldi decenti, insomma, abbiamo... Allora, adesso, qui ci dice che possiamo assumere, quindi assumiamo, in questo caso un capitano ci costa 150 di assunzione e 20 di salario, quindi di stipendio. Nelle route tab puoi configurare le trading route. Le trading route ti permettono di definire che tipo di cargo sta andando a essere venduto e a quale destinazione. L'equipaggio sta sotto gli ordini del capitano. Quindi tecnicamente noi ora siamo a Merra e a Merra si comprano i polimeri. Quindi start, activate, allora new. Allora, praticamente, qua non è che spieghi molto. Allora, a Merra. Ok. Compra i polimeri. E poi. A Merra compra i polimeri. Poi. Vai a Amphitron e devo ancora capire polimeri. No, perché? Nulla. Ah, ok, qua ci ha fatto il riassunto di tutto quello che abbiamo guadagnato finora. Perfetto. Dovrebbe iniziare un altro turno adesso. Dobbiamo pagare le tasse. Pay taxes e continua. Va bene, si sono sbloccati altre cose. Vabbè, quando tu sei comodo potresti concentrarti sul tuo prossimo obiettivo, che è di ottenere un permesso di classe B. Muercolis è una povera, economia povera, per commerciare nel cuore ricco dei sistemi della federazione. Hai bisogno del permesso, per favore controlla i messaggi, ti ho mandato i requisiti che hai bisogno di soddisfare per il permesso. Per favore nota
Che è la tua priorità? Va bene, va bene. Vediamo i messages. Be permit. Ok. No, non è qui. Market changes. Merchant of Miraculis. Nigel, il primo speaker della federazione, ha deciso delle contromisure per la situazione causata dalla mancanza di iodinium. La federazione organizzerà navi di iodinium usando long range mass ship che ti aiuteranno. Ok, sì, non ci sto capendo molto adesso. Sicuramente in italiano sarà più comodo, soprattutto perché l'interfaccia è tremendamente schematica. Io però ragazzi, stavo settando. Sì, ci sono anche gli upgrades, certo, gli upgrades che possiamo aggiornare alla nave con un tractor beam e il fuel enrichment. Però mi dovete lasciare in pace un secondo perché devo fare sta roba. Allora, ok, lì compri quelli, poi vai a Amphitron e qui prendi gli isotopi. E vedete che lui mi fa questa. Quindi tecnicamente vai, vende, arriva, vende, va. E quindi lui mi fa una. This unit is outside trade zone. Voglio vedere dov'è. Cioè, non sta lavorando. Cioè, è scomodissimo veramente. Amphitron. Poi ruotano anche i pianeti, quindi è figo questa cosa. Cioè, non mi ha spiegato una ceppa. Mi ha spiegato una ceppa. Allora, amo 2. Amo 1. Perché amo uno? Ah, sta lavorando adesso. Sì, sta facendo quello che deve fare, aumentando il nostro guadagno tecnicamente. Perché adesso va, vediamo se cambiano le risorse qui. Ho 306, 1000. Ok, sta lavorando. Infatti, adesso dovrebbe riscendere perché ricaricherà la sua stiva. Quindi amo uno. Sì, ok, sta commerciando, sta facendo quello che dobbiamo fare. Ora, le news: recessione, protesta alle maniere di iodinio, quel cavolo che è. Allora, vediamo un po'. Iodinium, B permit. Ok, è garantito. Non meno di 5 navi. Allora, condurre. Ok, per decisione della federazione, del Consiglio della Federazione, la B class permesso è garantito a quelle compagnie che hanno non meno di 5 navi. Ed eccedono 0 HT in quarter turnover. Ok, quindi dovremmo tecnicamente comprarci delle navi nuove. Comunque possiamo dare un'occhiata anche agli altri pianeti. Vediamo un po'. Bisogna fare attenzione, veramente tanta attenzione, perché se si clicca per sbaglio su una nave, poi si clicca al destro per muovere la visuale, che in realtà si muove col tasto sinistro, è un gran casino. Anaxo, vediamo un po' cosa si commercia qui. Anaxo, prices, isotopi. E bisognerebbe fare un confronto di tutto quello che si può comprare. Iodinium, qua lo vendono soltanto. Stava arrivando una trasmissione, ma fammi rivedere. E qual era il problema dell'iodinio? Vabbè, allora io adesso prendo l'altra mia nave, che è la Amu 2, e lo mando al Colony. Sir, ho ottenuto informazioni che potrebbero essere vitali per il nostro business. Posso informarti precisamente dell'arrivo dello iodinio nel nostro sistema stellare solare. Arrivando presto, potresti acquistare le risorse. Sono ok. Rispondi al messaggio. Ok, praticamente per una tassa di 200 HT. Posso prevedere la precisa informazione dello iodinio, delle spedizioni di iodinio. Sì, io pago e mi mandano le informazioni. Scelta saggia, sir. Ok, va bene. Pay taxes, neanche tantissime, le abbiamo pagate. Ok, allora, sistema vitale. Mi stava dando informazioni. Timer che sta. Ah, ok, la prossima spedizione. Vabbè, non ho ancora capito dove esattamente devo andare. Sta arrivando anche un incoming message. Sono Ines Gilling, il broker della federazione. La mancanza di iodinium sta prendendo mira il
sistema solare, tuttavia posso offrirti l'opportunità di ricapitalizzare la situazione. Un'opportunità win-win. C'è un'abbandonata miniera di iodinio su un asteroide nel Courage Belt. Posso mandarti una possibile location e possibilità di riattivarla. Se non sei convinto, posso mandare... Ok, vediamo un po' che succede. Non credo che Ines abbia l'autorità di garantirti il permesso, tuttavia potrebbe essere un aiuto, va bene. E in sintesi dovrebbe avermi mandato asteroide CB. Quindi adesso prendo l'altra mia nave, che non so dove sia finita, che è qui. E vai su... Dove mi aveva detto che era? Asteroide. Vai lì. L'avevo spedita lì non so dove, ma... Abandoned Mine. Qua mi mandano anche le news del possibile arrivo di nuove cose. Comunque l'altra nave continua a farci fare un guadagno, seppur minimo, però continua a fare quel lavoro lì. Bellissimo il fatto che comunque ruota tutto, cioè orbita tutto intorno alla stella. Vediamo cosa c'è su sto pianeta. Mi fai vedere però? Asteroid... No, non c'è assolutamente niente. Colony... No. Che cacchio. Asteroid. Vabbè, andiamo a Perimede, dai. Fammi vedere che cosa c'è a Perimede. Gran casino qua da... Eccola che arriva. Tanto il nostro fatturato pian piano continua ad aumentare. Vedete, amo uno che continua a lavorare. Trade. Iodinium, isotopi, iodinium, prezzo. No. Cargo, crew, non hanno un capitano, quindi lavorano solo su mio ordine. 20 secondi, non so se lo iodinium arriva qui. Buy price 300. Però non ce ne sono disponibili. Vediamo se tra 13 secondi arrivano. Transmission inbound. Mi sta cazziando dicendomi che non ho... Che non sono andato alla miniera, ma in realtà... Aspetta che metto in pausa, vorrei capire su che cosa... Su cos'è. Perché mi sta dicendo se non... Se non lo fai, mando qualcun altro. In the Courage Belt. Ok, vediamo Courage Belt. Dove cavolo è la Courage Belt? C'è una miniera abbandonata. Sarebbe bello capire dov'è la Courage Belt. Colony Ship. Asteroid. Vabbè, ascolta. Prendi Amo 2 e vai su quest'altro asteroide. Vai. Velocemente, magari. Vai. Oh, oh, oh. È uscito qualcosa. Trade. Non c'è assolutamente niente. Perché non c'è niente? Allora vai su quest'altra. Seleziono. Mamma mia, se è complicato il sistema di controllo. Vai lì. Fastidio. Qui devi andare. Ok, mamma mia ragazzi, è tosto. Sembra avere comunque tutte le carte in regola per essere un gioco bello divertente, soprattutto con l'evoluzione poi dell'economia. Però intanto vediamo quanto paghiamo di tasse, pochissimo. Continua. Sta arrivando una trasmissione, ma non me ne frega niente perché io voglio trade.
Tu sai quante bugie possono essere raccontate nelle notizie del giorno? Nell'ultimo periodo, sono morti 20 minatori. Vabbè, sì. Lavorando con le giganti rosse a tua discrezione. Ok. E quindi qui Survivor. Possiamo acquistare dei Survivors? No, ma scusa, faccio Caio, no, vai. Non si può prendere niente qua. No, non c'è nulla nemmeno qui, sembra. Almeno. Non c'è una miniera neanche lì. Quindi prendi questo, sarà sicuramente da approfondire quando il gioco uscirà, senza dubbio, perché è dura adesso. Dropship Area, prendiamo a vedere anche quella, perché sta arrivando una trasmissione, mi stanno veramente soverchiando di informazioni e io non ci capisco più niente, onestamente, perché anche la visuale è proprio veramente... Vai, non c'è niente, niente, niente da vendere, niente da... Ok, andiamo nella dropship area. Cioè, lo seleziono, poi vado via e non me lo fa. Vabbè, per 10 così almeno evitiamo il viaggio. Vediamo qua cosa c'è. È veramente fastidiosissimo il fatto che non posso muovermi. Comunque... Iodinium, Isotopes, bisognerebbe guardare il prezzo di ogni zona e andare a metterlo nella parte giusta. Colony Ship, veramente ce ne sono tanti, ce ne sono tanti e non credo ci sia altro qua intorno, credo, perché non... no, Pyrrhus. Andiamo lì e vediamo. Vediamo cosa troviamo. Pyrrhus. Vai, veloce. Perché ho cliccato questo? E mi dà Starport Plato. Ah, ok, bello. Abbiamo un pianeta. Trade. Iodinium, Polymers. Ma scusa, se io commercio con questa, cioè se io premo qui e vado lì, posso attaccare alla stazione? Sì, trade. E la stazione non ha niente. Sì, infatti siamo alla starport. Possiamo assumere gente, no? Upgrade, niente. Sì. E acquisto e vendita niente. Non ci sto capendo molto, a dir la verità. Perché intanto il nostro interetti stanno aumentando perché sta lavorando parecchio. Però voglio andare alla Colony Ship e vedere cosa succede. Ok, Fleet Panel New Unit. Ok, a questo punto possiamo avere una nuova. Ok, io non so se lo sentite, ma il vicino ha iniziato a tagliare tronchi. No, probabilmente sta tagliando metallo. Quindi mi dispiace, se lo sentite, sappiate che mi dispiace. Allora, vediamo un attimo. Questa può acquistare. Mamma mia, mi sto innervosendo. Allora. Abbiamo la nostra e trade. Ok, no, non può commerciare con un bel niente. Possiamo andare a prendere delle nuove navi, ma non so dove, perché c'è la possibilità di acquistare stat. Sì, praticamente cliccando sulle nostre navi dovremmo avere la possibilità di prenderne un'altra.
Ah, ok, ci stanno dicendo che non dovremmo essere lì. Perfetto, non dovremmo essere lì. E allora vai via. Scusa. Ok, dice che ho fallito la missione di riattivare lo. Di riattivare la miniera, ma va bene. Questi sono tutti gli obiettivi che abbiamo. Ottenere il permesso di classe B, i messaggi, le statistiche. Dovrei anche capire onestamente come andare a prendermi la seconda nave, ma onestamente non ne ho idea. Probabilmente Colony Ship. Ah, ok. No. Dropship area. No. Non so adesso, Federal Outpost, Iodinium, no, Perimede, Starport, no, vabbè, allora, protest leaders, news, messages. Sì, vabbè, insomma, qua dice che abbiamo abbastanza soldi per comprarne un altro, ma non ho la minima idea. Allora, io vi dico solo questo. Il gioco, per quanto non rappresenti minimamente, credo, la versione finale del gioco, quella che verrà pubblicata in futuro, ha un sistema di controllo della mappa terribile. Terribile. Ma a parte questo, sembra essere molto interessante se calcoliamo anche che viene segnata la lingua italiana, se calcoliamo anche il fatto che ci saranno buone opportunità di rendere l'azienda più grande se verrà magari ritoccato un pochino a livello di menu, perché è veramente assurdo tutto questo. Infatti adesso ci sta dando la possibilità di prendere un'altra nave, ma io non capisco dove devo andare, dove devo cliccare. Poi se qualcuno lo sa, magari ha già provato una versione di gioco più avanzata, ma non credo perché non è ancora uscita, magari c'è qualche possibilità di vendita magari in early access dal loro sito, non lo so. Però ecco, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo. Ah, un'altra cosa, anche quella dove siamo adesso, è molto bello perché ci dà un foglio di calcolo che ci permette di vedere tutto in base a quello che abbiamo esplorato, quanto vengono vendute le cose, e poi possiamo andare a personalizzare il foglio di calcolo. Infatti viene scritto anche su Steam, quindi è interessante perché noi sappiamo che gli isotopi li dovremmo comprare. Beh, sono i prezzi di acquisto, quindi di vendita. Quindi lo dovremmo comprare dove lo prendiamo già. Isotopi. Aferos. Che è il prezzo più basso. Vai, eh sì, poi dovremmo completarlo anche noi, perché comunque di dati ne mancano. Polymer, Amera, che è il prezzo più basso, in effetti è vero. E Amphitron non è neanche il prezzo più basso perché andrebbe preso a Firros gli isotopi, quindi potremmo andare a modificare la rotta dell'altra nave. Comunque io non pago tasse, vado. Incoming. È soverchiante, ci sono troppe cose da fare, io non ho ancora capito appieno tutto. Comunque, magari un domani si potrebbe prestare bene anche questo, come tanti altri giochi, ad una live. Ovviamente lo terremo d'occhio, lo metto nella lista degli indie da seguire, perché sarà senz'altro interessante vedere che fine farà questo titolo. Fatemi sapere anche voi la vostra opinione qua sotto nei commenti, come sempre, e alla prossima. Ciao ciao!